Ed eccoci ritornati per le pagelle della partita di oggi, una vittoria spumeggiante, una vittoria roboante, una vittoria esaltante in casa 1-0 con l'Empoli, rischiando persino di pareggiare negli ultimi minuti. Ma è inutile, cioè veramente ormai è inutile perché chi doveva capire ha capito, chi non vuole capire non capirà mai. Chi recita lo lasciamo recitare, quindi è inutile continuare a dire le stesse cose. Si spera solo che manchino giusto questi 900 minuti finali di campionato e poi si vada alla separazione, che io non credo né a Furlani né a Scaroni. Queste dichiarazioni di facciata poi ne parleremo, non ci credo. Allora, ora andiamo a fare le pagelle. Vi chiedo di lasciare un mi piace, di commentare col vostro top e flop se ne avete voglia, di fare invece tutta la pagella del Milan e di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, Twitter e TikTok. Il link è in descrizione, ma non solo, perché trovate anche il link di Sportium Lab per andare a vedere le partite delle più grandi squadre italiane: Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina, con i biglietti VIP in Hospitality, biglietti sia per la Serie A che per le Coppe Europee e anche prossimamente per la Coppa Italia che sta per tornare. Maignan, voto 6. L'Empoli lo impegna poco perché c'è un attacco l'Empoli che mi fa veramente ridere, perché veramente in 3-4 attaccanti non sono capace di parare 10 gol, quindi è per quello che noi siamo riusciti a portarci a casa la partita fondamentalmente. Ma purtroppo c'è la gente che guarda solo i tabellini e quindi ci fai poco. E Maignan è stato impegnato poco, quindi fa una partita ordinata, una partita da 6 tranquilla. Calabria, un disastro, cioè lui è riuscito a fare un disastro anche come singolo in una partita dove quello che manca è il gioco di squadra per produrre qualcosa. Calabria è riuscito a farsi bocciare come singolo in campo. Voto 4 e mezzo, un disastro. I cross sono tutti sbagliati. In difesa viene messo pure in difficoltà. Sbaglia i passaggi, sbaglia le sovrapposizioni, fa falli inutili. È una cosa che io non so quante volte devo dirlo. Non è adatto a essere titolare del Milan sul terzino destro. Basta! Il Milan riparta da qualcun altro la prossima stagione, perché non c'è, il milanista né di due persone non ne può più, di Pioli e di Calabria. Ciao, e Tomori, secondo me, fanno una partita da 6 meno meno entrambi, perché hanno delle defaianze sui piazzati dove destro ci mette in difficoltà. Si vede che sono un po' sulle gambe, soprattutto Tomori non è ancora nella miglior forma, però riescono comunque a limitare i danni. Calulu invece entra bene, perché in un'azione su Berezinski che aveva uccellato proprio su un errore di Chao, mette una toppa a quella palla che sarebbe finita in porta grazie a destro. Quindi Calulu rientrato bene, non si capisce perché non venga usato terzino, perché Pioli lo vuole vedere terzino, poi non lo mette terzino, non l'ha mai messo terzino, così come vuole far crescere Terracciano terzino e non lo mette terzino, oppure non lo fa proprio giocare. La gestione è sempre pietosa dei nuovi. Comunque Calulu 6 più. Theo Hernandez, anche lui fa una partita da 6, una partita dove è sceso tante volte ma gli è mancato sempre l'ultimo tocco, comunque una partita in crescita rispetto al pessimo giovedì che ha avuto con lo Slavia Praga, una partita dove è cresciuto, per fortuna non prende il giallo, sarebbe stato al decimo cartellino giallo, su questo aspetto Theo deve molto migliorare e avrebbe saltato la trasferta di Verona. Bennacer, allora Bennacer fa quell'apertura sul primo gol ad Okafor che è magnifica. Poi però secondo me non fa una bella partita. L'ho visto sbagliare troppi passaggi, troppi tocchi. Dopo l'infortunio non ho più visto il vero Bennacer. O sono io che mi aspetto troppo da Bennacer, perché probabilmente sono io. Perché io lo boccio, gli do 5 e mezzo, ma in relazione a quello che io mi aspetto da Bennacer. Perché se uno ha questa prestazione da Pobega, la può accettare. Siccome Bennacer io mi aspetto qualcosa in più. Ecco, Reinders, anche lui l'ho visto molto in palla, molto provare a farsi vedere, a spendersi, a tirare, eccetera. L'ho visto impegnarsi e lui per me fa una partita buona, una partita da 6. Adli entra nel secondo tempo senza voto.
Loftus-Cheek, magnifico, magnifico, quantità legna e legnate. Bravissimo Loftus-Cheek, partita meravigliosa. Qualcuno diceva che non segna mai. Qualche espertone di Twitter e di YouTube diceva non segna mai Loftus-Cheek. E invece segna Loftus-Cheek. 7,5 Loftus-Cheek e 8 Pulisic che continua a timbrare il cartellino con l'aiuto di una deviazione. Altra partita magnifica. Pulisic veramente è il migliore della stagione in questo momento. Anche di lui qualcuno diceva ha fatto appena un gol più di De Ketelaere. E invece segna Pulisic. Guardate che rosa forte. Al Milan non ai livelli del Real Madrid, ma non c'è bisogno di essere il Real Madrid per fare meglio con l'Empoli. Non c'è bisogno. Okafor, 311 minuti giocati, 10 cose utili fra gol e assist, quindi immaginate voi cosa non sfruttiamo. Un posto gli va trovato, anche se lì è chiaro che togliere il posto a Leao è dura. Partita magnifica di Okafor sulla fascia, si inserisce, si sbatte, prova a inserirsi di testa, fa l'assist, fa il gol, fa quello, fa quella. Cioè è un giocatore completo, un giocatore meraviglioso, un giocatore che si spende per la causa e che non tira mai indietro la gamba. È un giocatore che ha bisogno di fiducia e di minuti, come Jovic e come Chukwueze, che oggi hanno fatto meno bene, ma perché hanno bisogno di mettere minuti, di avere continuità nella prestazione e nel percorso. Okafor per me fa una partita meravigliosa, anche lui da 8. Jovic fa male, partita da 4,5. Fa male perché non gli arriva nulla di gestibile. Sì, è arrivato qualche cross nel primo tempo dove poteva muoversi meglio, posizionarsi meglio, era un po' sfiduciato probabilmente. Non fa una buona partita, ma non la fa bene neanche quei 25 minuti Giroud. Quando Giroud è subentrato, ha fatto la stessa partita di Jovic, allora se Jovic e Giroud fanno la stessa partita, che cosa vuol dire? Che quello che è il problema è come tu servi la punta. E come tu servi la punta è il gioco che hai, che dai alla squadra, che è fallimentare. Quindi non ce la si può prendere né con Jovic né con Giroud, che oggi sì, fanno una brutta partita, ma non vuol dire nulla sul valore dei calciatori. Chukwueze deve dare di più, Musa benissimo, 7 dalla panchina, mentre Chukwueze deve dare di più, cioè quando ti arriva quella palla apertura non devi controllare, Samu, tira, sponna la porta, come va, devi segnare, sbloccarti, far parlare di te in positivo. Purtroppo il blocco è qui, come ce l'aveva qui anche De Ketelaere. Questo è un blocco che tu superi con i gol, con le prestazioni. Ma se le prestazioni sei chiamato a farle una volta ogni quattro partite, è chiaro che il blocco aumenta e diventa sempre più difficile. Pioli, 5,5. Prestazione indecorosa con l'Empoli in casa. Se avessimo avuto contro un'altra squadra, il Milan non avrebbe vinto. Bastava avere una squadra che aveva più capacità offensive dell'Empoli, che è veramente anestetico davanti, si anestetizza da solo, e il Milan non l'avrebbe portato a casa. Crea poco, un gioco sonnolento, dice qualcuno si è risparmiato per Praga. Cioè se stanno dipingendo, vedete quello che mi fa incazzare, stanno dipingendo la trasferta di Praga come un Milan che deve andare in trincea a mantenere la qualificazione, due gol di vantaggio contro una banda come lo Slavia Praga, la stanno facendo passare come un'impresa da andare a fare. È una cosa vergognosa, di cui poi parleremo. Fatemi sapere, l'ho già detto, poi i cambi, Kalulu che non viene usato da terzino, Tomori che non c'è i minuti ma parte titolare, quando poi se uno non ha i minuti può anche subentrare, e tutte le varie cose. Fatemi sapere i vostri top e flop nei commenti, se avete voglia di fare tutte le pagelle fatele, sempre Forza Milan, ci vediamo domani.